Cinzia, via qua! Cinzia, via qua! Che se te vivo, ne voglio sera! Cinzia, qua! Bocco! Questa è per pochi, eh! Mamma Questa è mia, per pochi! Questa è per pochissimi, pochi! Detto pochissimi. questo, Ciao ragazzi e ben ritrovati a tutti. 3500 mi piace su questo video entro la prima ora dalla pubblicazione e preparatevi che prestissimo arriverà subito un altro contenuto. Detto questo, oggi abbiamo veramente tante tante bombe di calciomercato. Cliccate qui, iscrivetevi a questo canale, mi raccomando. Road to 80.000 iscritti, attivate la campanella, ma se cliccate qua trovate anche il nostro primo canale. Iscrivetevi anche lì e attivate la campanella. Ta, butto là. Van de Beek, Van de Van de Beek, Beek. Van de Beek. Manchester United, 45 milioni di euro, 39 più 5. Se lo so, Minchia, accaparrato. Che ne pensi? minchia, tanta roba. Comunque Van de Beek già l'anno scorso poteva tranquillamente andare in qualunque squadra d'Europa perché c'aveva un sacco di richieste. Alla fine ha scelto, o comunque anche lo stesso Ajax ha scelto di trattenerlo per una stagione in più e comunque ha avuto modo di crescere, secondo me, ulteriormente. Quindi tanta roba, chi ci ha avuto il coraggio di prenderselo? Ossia al Manchester United, Tanta roba, coraggio, là bello ce l'ho acquisto. coraggio, manco l'hanno pagato tantissimo secondo Ma me per quello infatti che è vale. sottovalutatissimo, secondo me, questo acquisto, perché ci Porta gol e stanno assist, porta un sacco di bonus. centrocampista che è di una qualità e di un equilibrio clamorosi. Tanta Assolutamente roba. d'accordo con te. Doherty, nuovo calciatore del Tottenham, potrebbe liberare Aurier che potrebbe, chi lo sa, finalmente Andare al Milan, per i tifosi del come già Milan. parlavamo negli scorsi giorni, Aurera sembra che si sia impuntato, l'unica destinazione che vuole è proprio il Milan. Ma sai la storia di Doherty, tifoso dell'Arsenal, che scriveva nel 2012 i post No, non la sapevo. io Arsenal ti amo di qua e di là Aia, al Tottenham. aia, aia, non la Vabbè, prenderanno benissimo i tifosi del ci sta Tottenham. un siparietto simpatico su internet. Ci Andatevelo a credo, cercare perché è molto mm. molto simpatico. Bene. Detto questo, io passerei molto rapidamente ad una notizia di calcio internazionale, ve la butto là. Sì. Neymar, in un'intervista ad una famosa rivista, se non ricordo male, ha detto: resto e rivoglio la finale di UEFA Champions League come mio obiettivo. Il fatto che Quindi. Messi voglia abbandonare il Barcellona avrebbe fatto convincere Neymar a dire: non torno più al Barcellona. Certo, ovviamente, perché secondo me era forse l'unica motivazione che lo spingeva a tornare al Barcellona per poter dire voglio di nuovo la Champions e se c'è Messi è un conto, se non c'è più è un Ma chi altro. te se incula? Caprari è a un passo dal Benevento. Si Oh, parla di accordo non lo sapevo. Appena totale. hai detto Caprari, l'ho associato automaticamente al Benevento. Non avevo sentito la notizia, ma la puzza sotto al naso già ce Si l'avevo. parla di accordo totale. Cioè Benevento che sta facendo Benevento, un mercato squadra che scoppiettante per restare prepotentemente in in Serie Serie A A. ci E sta fu così che provando. retrocesse lo stesso, comprò Messi, Neymar e Mbappé. Ecco. Retrocessi. Perfetto. Messi, Neymar e Mbappé in Serie B, Serie B, Serie B. Incredibile, stiamo scherzando. Detto questo, la Fiorentina si inserisce di prepotenza per uno svincolato di lusso che prima o poi da qualche parte deve andare perché non può rimanere senza squadra. Stiamo parlando Ok, di Giacomo Dzeko. Buonaventura. Quindi fate attenzione, Buonaventura con praticamente mezza Serie A, tutti o Sì, vanno e e per il nessuno se momento lo nessuno prende. se lo piglia. Convocato ancora nel giro della nazionale italiana e via Sì. dicendo, dove andrà? Dove andrà Chi lo sa? questo lo vedremo poi, Però però le richieste per Buonaventura sono potrebbe tantissime. portare tanta tanta qualità. Tanta qualità. Immobile rinnovato con la Lazio fino al 2025, ormai Contratto a vita. contratto a vita, quindi ormai resterà praticamente lì a vita e credo che sia la scelta più giusta per lui, guardando anche quello che ha fatto ultimamente alla Ma sono già tanti Lazio. anni che comunque si trova a Roma con la Lazio. È diventato quest'anno praticamente, ha giocato la sua stagione migliore, per quale motivo dovrebbe andare via proprio adesso? Meno che ne arriva Real, Barcellona, o anzi, Vabbè, manco più quelli parliamo. ormai. Comunque è un ragazzo che è del 90, se non sbaglio, ha 30 Una trentina anni. d'anni. Quindi, ragazzi, secondo me ha fatto la scelta migliore. Murici sembra Murici, c'è cioè chi dice Murici. Murici, Murici, vabbè, come Murici. si chiama vicinissimo alla Lazio. Sì, Sembra che rimaniamo in tema Lazio. alzata l'offerta, Sì, si è sbloccata un pochino la ve ne situazione. abbiamo già parlato in un altro video, però sembra abbiano fatto un leggero passo avanti, magari nel prossimo vi daremo Daremo proprio lo l'ufficialità. sblocco della trattativa. Esatto. Allora, questa è collegata perché Chiesa ha rifiutato il rinnovo. Ok. Volevano rinnovarglielo, se non mi sbaglio gli è scade nel 2023 o nel 2022, volevano Ok. rinnovarglielo ulteriormente di un anno e mettere una clausola di 80 milioni. Ok. Chiesa si è rifiutato.
Chiesa ha detto no, mi dispiace, ma io non voglio queste cose, queste storielle, queste clausole, no, le forse lezie... perché ha capito anche da solo che mettendo una clausola di questo tipo il suo addio a Firenze diventerebbe molto molto più difficile. E nel frattempo oggi stesso esce un'altra indiscrezione, la Juventus si rifà forte su Federico Chiesa. Esattamente quello che volevo dire. Sapete qual è l'operazione di mercato che vuole fare la Juventus? Semplicissimo, vuole cedere Douglas Costa. Esatto, in modo tale che incassa Manchester qualcosa. Manchester United interessato e vorrebbe reinvestire i soldi ricevuti per Douglas Costa più ovviamente un'altra parte di denaro su Federico, per Federico Chiesa. Chiesa. Pirlo avrebbe trovato in lui il giusto esterno per la propria squadra. E quindi, ci starebbe. Chi lo sa quel che accadrà. Comunque, Chiesa che si rifiuta di rinnovare, un'eventuale offerta della Juventus potrebbe... uno più uno fa due a casa mia, esatto. Potrebbe inserirsi sembrano sempre qualche abbastanza altra collegate. Squadra. Nainggolan vorrebbe restare al Cagliari, ma per il momento va in ritiro con l'Inter, perché per il momento, sì. Ci sono stati dei sondaggi con tra Cagliari e Inter per cercare di trattenerlo al Cagliari, ma non hanno trovato la quadra del cerchio, quindi per il momento Nainggolan è un nuovo calciatore dell'Inter. Poi dovesse arrivare il Vidal di turno, il Kanté di turno, Ndombele di turno, perché se parla di questi... Ma sicuramente arriverà qualcuno a centrocampo. In quel caso Nainggolan verrà rispedito, tra virgolette, no al mittente, ma al Cagliari. In realtà il mittente è proprio l'Inter, perché il calciatore è di loro proprietà. Il cartellino esatto. Lo detengono loro. Si parla di un rinnovo vicino per Zaniolo fino al 2025, con la Roma ovviamente. Ah, buona notizia, magari potrebbe essere il primo passo della nuova proprietà, comunque nel cercare di blindare i giocatori migliori. Milik, via alle mie condizioni o ti mando in tribuna. De Laurentiis si è incazzato. Giustamente, alla certa. Perché sembra più che altro che Pirlo abbia chiamato Milik e gli abbia detto cerca di prendere tempo. Stavano a fare in modo praticamente che Milik andasse sempre più in scadenza di contratto per fare abbassare le pretese a De Laurentiis. Questo è quel che stava... trapelando, insomma, De Laurentiis si è incazzato da questa situazione di Milik che rifiuta tutte le destinazioni perché vorrebbe andare alla Juventus, mo, o Pirlo gliel'ha chiesto, che okay, comunque la situazione non cambia. Però Milik comunque gli avrebbe detto, forse ne ha capito una cosa, che qua o te ne vai alle cifre come che dico io e come dico io, oppure ti fai un anno di tribuna. Esatto. Fai te, vedi quello che devi fare, che è come dirgli, se te cerca la Roma, se te cerca quello, se te cerca e tu dici no a tutte, tu problema sappi tuo. Che stai a rischiare la tribuna. Certo. Cioè, questo è quanto, cioè come a dire, le condizioni ne hai detti tu, so io che hai detto, perché insomma la situazione quella è esagerated, quindi questa l'abbiamo detta. Si parla di Messi Manchester City ancora una volta. Sì. E questa è un'indiscrezione abbastanza pesante, perché sì. Sembra che il Manchester City, qualora, si dice, no, sono costretti a pagare la clausola rescissoria, per aggirare le regole del fair play finanziario sarebbero disposti a pagare questa clausola dilazionata in più anni. Oddio, non... questo è quel che sta trapelando. Non so se sia proprio questo, però comunque sono In più c'era anche un'altra indiscrezione sul contratto. Bravo, del esatto. Calciatore, e c'è sempre questa dilazione di pagamento. Dilazione di pagamento che poi, se non ricordo male, lordi più o meno sarebbero, per quanto riguarda il contratto, 750 milioni di euro dilazionati in 5 anni, di cui 3 al City Manchester e 2 al City New York in MLS. Assolutamente. Quindi investimento a dir poco oneroso quello che dovrebbe fare. I miliardi di il euro, Manchester ragazzi City. Miei, vediamo quel che accadrà, perché se fosse vera sta cosa della clausola pesante, rescissoria pesante. Da pagare in più esercizi, in più il contratto dei Messi spalma... Mamma mia. Semplicemente Miranchuk ufficiale all'Atalanta, sì. Ve lo riportiamo, ma ne abbiamo parlato in un video dedicato. E detto questo, io direi che ci fermiamo qui. Sì. Queste indiscrezioni di calciomercato le diciamo nel prossimo video. Le riportiamo. Quindi vi invitiamo a lasciare almeno 3500 mi piace su questo video se volete un nuovo contenuto ben presto. Commentate, condividete, iscrivetevi a tutti e due i canali, attivate le campanelle cliccando, iscrivendovi, contenuti consigliati, profili social tutto in descrizione. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.